sito rbe.it, dove potrete ritrovare, anche se vorrete riascoltarlo, se vorrete condividerla con qualcuno, l'intervista che stiamo per iniziare proprio adesso. Diamo il benvenuto, il bentornato, anzi ormai è una tradizione averti qua ogni inizio mese, a Samuele Revelli. Intanto buon anno, coordinatore dell'Eco delle Valli Valdesi, mensile Free Press legato al progetto Riforma. Buon anno anche a te, a tutti i radioascoltatori e le radioascoltatrici. Finalmente riusciamo a vederci con un po' di continuità in presenza. Stiamo lentamente superando questi anni complicati, quindi fa piacere. Assolutamente sì. Guarda, io Samuele inizio subito facendo vedere a chi ci sta guardando in TV sul canale 87 del digitale terrestre la prima pagina, l'home page, potremmo la dire copertina. La copertina dell'Eco delle Valli Valdesi. E mentre faccio vedere la copertina, direi che possiamo anche subito augurare il buon compleanno all'Eco delle Valli Valdesi, che ha compiuto i 100 numeri. I 100 numeri, sì, abbiamo... Io in realtà mi ero confuso, pensavo che fosse febbraio, in realtà il nostro direttore è stato più preciso e puntuale e ci ha detto che appunto con gennaio arriviamo a un bel numero, diciamo, nel senso che sono 100 numeri di mensile, e abbiamo cercato di raccontare un po' il nostro territorio attraverso quello che ci sembrava più interessante. C'è veramente, sfogliando i numeri passati, c'è veramente di tutto. Ci sono dei temi ricorrenti che tornano, ci sono dei temi che abbiamo trattato anche solo una volta, perché giustamente erano magari anniversari o argomenti specifici e particolari, però c'è un boh, è interessante, nel senso, vedere un po' come è fatto il nostro territorio guardandolo attraverso le pagine del giornale. È iniziato nel 2014 questo, esatto, progetto. Fine anno, sì. Quindi insomma tra un po' compie quasi 10 anni, anche peraltro. Cioè, tra 2 anni, ecco. Sì, abbiamo... Abbiamo ancora un po' di tempo, sì. Però, stiamo allargando. Sì, Rimaniamo sui 100 numeri, intanto, quindi buon compleanno all'Eco delle Valli Valdesi, che, come potrete immaginare per chi sta guardando appunto la versione video di questa intervista, parla di raccolta differenziata. Questo è un po' il tema dell'inchiesta del mese di gennaio. Sì, ci sono dei cassonetti in copertina per chi ci ascolta in radio, che non può ovviamente vedere, i famosi le zone ecologiche dove vanno conferiti i rifiuti, e abbiamo deciso di appunto concentrarci su questo argomento, sulla raccolta differenziata, non proprio strettamente il rifiuto che buttiamo nel cassonetto, ma allargando anche un po' il campo. Sì, perché ci sono delle curiosità. Sì, cioè, a parte l'introduzione che ha scritto Claudio Gemonà intervistando, adesso mi sfugge il nome, Guido Viale, non volevo sbagliare il nome di battesimo, che racconta un po' la storia anche della raccolta differenziata e un po' dove dovremmo andare. Quindi va bene differenziare, ma forse bisogna anche proprio iniziare a consumare un po' meno, a fare un po' meno di immondizia, detta in modo appunto non tanto carino, però quello è un po' il nostro obiettivo. Poi raccontiamo anche di altri aspetti invece molto locali, molto legati al territorio, quello delle tessere elettroniche. Ci sono i cassonetti ormai in alcuni comuni in cui si aprono soltanto con una tessera. Proprio stamattina un nostro collaboratore, un nostro distributore del giornale, mi ha fatto notare che nel suo comune lui spesso trova tutto quanto assieme, nel senso che le persone non differenziano nonostante ci sia l'utilizzo della tessera. Quindi c'è probabilmente ancora un lavoro culturale a monte da fare con i cittadini, con tutti noi, perché poi a volte penso che ognuno di noi si lascia andare e non è proprio preciso nella differenziata. Assolutamente sì. Poi c'è la raccolta porta a porta, anche questa nel corso dei decenni passati, andata e tornata, è stata rimodulata, ripensata, però insomma è sempre una delle variabili, ecco, che ci sono nella raccolta differenziata. Assolutamente sì. E poi c'è anche uno sguardo a quello che era un tempo, parliamo di 30 anni fa, forse 40. Questo piccolo articoletto su Villa Arpellice a me ha colpito molto, il racconto di questa persona che abbiamo intervistato, che è Roger David. Lui quando era ragazzino passava a raccogliere la carta per la chiesa, per raccogliere qualche soldo, quindi c'era già una differenziata ante litteram. Però raccontava che i rifiuti, quelli che oggi sono gli indifferenziati, venivano ammucchiati a valle del paese, ogni tanto incendiati, e quello che rimaneva sotterrato. Pensarci oggi fa veramente rabbrividire, eppure era normalità, non a Villa Arpellice, ma un po' dappertutto. Un po' dappertutto, sì. E se posso ancora dire una parola su questo, così, inchiesta, dossier, chiamiamola come vogliamo, è un invito a chi ci ascolta, a chi ci legge,
a mandarci una foto, se qualcuno ha questo, questa passione, questo di hobby di costruire qualcosa con i rifiuti, sul prossimo numero faremo una piccola gallery delle foto che ci mandate. Abbiamo già ricevuto alcuni strumenti musicali costruiti con lattine piuttosto che altri scarti, altri rifiuti. È un appello che magari, se ci sono delle maestre o dei maestri all'ascolto, è pane per i loro denti, perché insomma sappiamo che poi tirano fuori l'impossibile a volte da materiali di riciclo. Beh, guarda, io spenderei ancora due parole intanto sull'infografica, che dà delle informazioni utili su come trattare a volte il rifiuto. Poi ovviamente sono informazioni che si possono trovare in modo dettagliato su vari siti, però insomma da due dritte un po' le domande più frequenti che uno si fa sui rifiuti, e quindi chiarisce un pochino. E poi è molto interessante un articolo dedicato a dei rifiuti speciali. In questo caso si tratta dei rifiuti radioattivi, perché nel campo della medicina è vero che alcuni rifiuti non possono essere trattati come gli altri. Al di là delle lastre che vanno smaltite in un certo modo, però sono, diciamo, meno pericolose. Noi abbiamo intervistato il primario di medicina nucleare dell'ospedale Mauriziano Lumberto I di Torino, che ha un piccolo reparto con 7-8 posti letto, se non sbaglio, che verrà ampliato nei prossimi mesi, in cui è un reparto chiuso, un reparto protetto, dove le persone vengono appunto sottoposte a una terapia radioattiva per la cura soprattutto di problemi legati alla tiroide. Sì. E quindi poi passano dai 2 ai 5-7 giorni in isolamento, ma in isolamento totale, nel senso che tutto quello che loro toccano, che loro espellono, diciamo pure, certo, viene smaltito in modo molto rigoroso, perché c'è una radioattività che decade nel giro di poco tempo, però è veramente una cosa molto delicata, molto, molto anche interessante. Sì. E sono stati gentili, ci hanno spiegato, ci hanno accolto, ci hanno spiegato bene come funziona. Questo è per quanto riguarda l'inchiesta, che ovviamente potete approfondire e riprendere, quindi l'inchiesta sul tema della raccolta differenziata con uno sguardo allargato a varie zone del Pinerolese. Abbiamo poi la pagina di sport con il ritorno della pallavolo, che è qualche mese di nuovo protagonista con la Serie A, sì, sì. Qualche vittoria, qualche punto, zona salvezza un po' più vicina, quindi speriamo che Pinerolo riesca a salvarsi in questo primo anno di Serie A. E poi le pagine di cultura e di servizi. Vuoi ricordare in particolare qualche articolo, Samuele? Posso, un articolo a cui sono molto legato, non perché l'ho scritto io, ma perché mi sembra interessante da raccontare. Anche direi inserito in un contesto adatto. Arriviamo a fine gennaio con la giornata della memoria. Abbiamo ascoltato una testimonianza di una famiglia, i parenti, diciamo, di chi salvò una decina, erano 9 ebrei nascosti sulla collina di San Giovanni a Luserna, e che sono stati riconosciuti negli anni 80, giusti fra le nazioni. E quindi raccontiamo questa storia che, come ho detto anche a queste persone con cui ho parlato, ho avuto la fortuna di parlare, rischia di perdersi, perché la memoria si tramanda, però se ne perdono sempre dei pezzettini. Infatti alcuni racconti, alcune parti forse erano così un po' incongruenti con altre fonti, quindi abbiamo cercato di fare un po' di fermare su carta, tra virgolette, questa esperienza della famiglia Avondet Comba di Luserna San Giovanni. Bella, una bella storia che appunto si inserisce bene anche in questo percorso di avvicinamento. E anche su questo, se posso aggiungere, se qualcuno fosse a conoscenza di storie del genere, che magari sì, si conoscono poco come queste, in effetti noi siamo disponibili a andare ad ascoltare le persone e così raccogliere queste storie, queste testimonianze, esatto. Bene, quindi per il resto lasciamo ovviamente a voi, ascoltatori e ascoltatrici, la lettura di questo numero di gennaio, primo numero del 2023 del mensile Eco delle Valli Valdesi. Si trova in distribuzione gratuita praticamente ovunque nel Pinerolese, in tantissimi esercizi commerciali. Se qua qualcuno manca, ricordiamo sempre che può contattare la redazione di Riforma. Assolutamente sì, lo portiamo, pardon, volentieri a chi fa richiesta, e si trova anche sul sito, su riforma.it, tutto l'archivio, quindi anche Sì. Se avete qualche curiosità, qualche ricerca tra virgolette sui numeri, sui 100 numeri che ormai sono tutti quanti online, potete andarla a cercare. Grazie Samuele per essere stato con noi, ci risentiamo a febbraio a questo punto. Grazie a te e buona trasmissione, buona giornata a tutti.